Nella vita come in politica si può perdere, ma l'importante è non perdersi e saper ripartire, e qui in Umbria bisogna rimontare. E quanto ha dichiarato Stefano Bonaccini rivolgendosi ad iscritti, simpatizzanti e vertici umbri del PD che lo hanno accolto ad Assisi. Il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico ha infatti aperto dalla città di San Francesco la serie di appuntamenti per la sua giornata in Umbria legata alla campagna congressuale in vista delle primarie. Ascoltiamo l'intervista. Presidente, per quanto riguarda l'Umbria, ovviamente sa benissimo da dove veniamo e sa benissimo anche quali sono gli sforzi che sta facendo l'attuale segretario per tenere in piedi un partito che qui ha avuto una grande tradizione. Guardi, i destini dei partiti li decidono gli elettori, quindi bisogna ritornare in sintonia con la maggioranza dell'elettorato, per cui nella vita come in politica si può perdere, l'importante è non perdersi e c'è da rimontare perché obiettivamente questa è stata una regione che nella sua storia, nella sua tradizione aveva sempre visto la sinistra, il centro-sinistra governare, ma come dire, in Europa sono pochissime ormai le regioni nelle quali c'è una tradizione da decenni consolidata senza mai alternativa di governo. Si tratta da un lato di unire il PD. Molto spesso, e anche da queste parti, le sconfitte sono più figlie di divisioni interne che mancanza di sintonia complessiva con le persone. Si tratta di costruire alleanze non fatte per battere gli avversari, ma perché c'è un programma condiviso. Si tratta di selezionare candidate e candidati che abbiano la credibilità di un progetto politico e che vengano individuati come davvero affidabili. Bonaccini è stato accolto dal segretario regionale del PD Tommaso Bori, da quello provinciale Sauro Cristofani, oltre che dal sindaco di Assisi Stefania Proietti, dal comitato Energia Popolare Valle Umbra, a sostegno della sua candidatura e del quale fanno parte componenti di 15 comuni della zona.